Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Carmi Special. Siamo con un breve post partita di Italia-Liechtenstein. Diciamo una partita che è iniziata benissimo, con quel gol di Candreva nei primi minuti, annullato purtroppo, però era un gol di pregevole fattura al volo. Peccato, poi ovviamente l'Italia ha cercato comunque di far valere la propria superiorità, perché ragazzi, Liechtenstein è una squadretta, mettiamolo, no? Cioè c'è un divario tecnico e anche appunto di valore, ragazzi, abissale. Per ora, diciamo, l'Italia si è un po' incartata il primo tempo, soprattutto Belotti non mi era piaciuto tantissimo. Il migliore era sempre Insigne, ragazzi, ha trovato un gran gol e che, diciamo, è il nostro fantasista, l'uomo forse su cui veramente puntare magari nel mondiale. Quindi il migliore in campo secondo me è stato lui per tutta la partita. Ha trovato anche un buon assist per Belotti nel secondo tempo, che anche lui si è svegliato un pochettino nella seconda metà della partita, trovando un gol bello e trovando anche un grande assist per Eder, ragazzi, un gol fighissimo come azione. Quindi un'Italia nel secondo tempo trova diversi gol, quindi si trova un po' la voglia anche di giocare, di divertirsi con un po' più spensieratezza, mentre il primo tempo sembrava veramente più bloccata e incartata. E Immobile comunque i movimenti li faceva bene, forse doveva essere un po' più cinico sotto porta. Ditemi voi cosa ne pensate qui sotto, chi è stato secondo voi il migliore in campo e su chi puntare di questi giocatori nel Mondiale 2018. Lasciate un like se siete d'accordo con me per supportare il canale e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ci vediamo con un prossimo video, alla prossima, ciao!